cazzo stai facendo? Ciao a tutti, io sono, ciao. Ah, un po' di YouTube, sono in dire, benvenuti qua in questo nuovo fantastico video. Oggi siamo qua su... forse un gioco troppo indietro nel tempo. Siamo su Unreal Gold! Per chi non lo sapesse vuol dire che è nato nel 2000 e non nel 1999, quindi non si ricorda di questo gioco. Unreal Gold è il primo, credo sia il primo... È il primo, vero? Sì, è il primissimo Unreal, quello che ha creato poi Unreal Tournament e che poi ha creato la Unreal Engine. In pratica abbiamo deciso di voler fare una, per ora, prova, poi vediamo come va con la campagna, una prova in multiplayer o in cooperativa, io e Kaliel, ve lo ricorderete Kaliel? Soprattutto cosa vuoi su... da me? Ciao. E mi muore così davanti. E in pratica abbiamo deciso di voler portare Unreal e vedere come va a finire. Ve lo ricorderete Kaliel perché ha giocato con me a Unreal Tournament e mi faceva il culo grande come una casa, più o meno. Anche Apex. E anche Apex. Dai, ci ritorneremo anche su Unreal Tournament. Dove vai? Vado qua su io. Vieni qui. Ok. Andiamo da questa parte. Oh, salve. Vai, tocca i pulsanti lì. Pulsante! Qui, basta che ti sia vicino. Dove devo fare qua? Cosa devo fare? Ma no! Ma poverino! Ora la testa di Carmen tranquilla a guardarci. Ma no! Elettrica del futuro. Invece che proprio elettrificare fa esplodere la gente in mille pezzettini. Sì, 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 è divertente, sì. Ma... Madonna, sti ascensori che tipo non tengono due persone, ma tengono solo una persona. Oh là là! Guarda, belle esplosioni qua. C'è il gas. Io mi ricordo quando ero piccolo che prendevo sempre paura qua. Si vedeva il primo Scari. Madonna, devono essere comode queste sedie di marmo. Ma sentiamo un attimo quanto sono comode. sono a terra. Io, allora, non mi si vede il cadavere. Aspetta, io, aspetta. Facciamo come che si vede? No. Aspetta, no, no. Sei te. Levati dalle palle, però. Ah, perfetto. La testa diventa proprio. ultra comode, cazzo. Sono stracomode. Sì, è comodissimo. La gente ci prende sonno qua. Vuoi uno scudo? Ma non morire sui tasti. Vuoi uno scudo? Vai, dove sono gli scudi? Ah, scudi! Di qua. Guarda, si parla di RTX, guardate qua. Sì. Dove stiamo andando? Qui ti do un consiglio. Non avanzare troppo all'interno di questo corridoio, sennò muori. Avanti. Ui. Wow. Ah, understandable. Ok, vado. Oh! Eccola. Male, dolore. Guarda sopra. Io mi sono sempre chiesto come ci sono finiti lì sopra. Sicuramente, come cavolo è finito sopra lì? Mi scusi? Non lo so. No, ma c'era un altro tizio, ho visto solo uno. Pensavo si fosse... Ah, c'è anche l'altro lì. Sì, sì, ce ne sono due. Dai. Arma! Sì! Ma ti faccio male? No, ah, okay, no, non c'è il friendly fire. Non c'è il friendly fire. Ascensore del futuro, cazzo. Che ascensore veramente è proprio... Ma bisogna prendere che il motore? Che non nel prossimo, ma nel livello dopo, tra l'altro, sai che c'è anche il potenziamento. Ah, di questa? Sì. Domanda, in che livello di difficoltà l'hai messo? Perché se l'hai messo in Unreal, qua dentro c'è una pianta. Ah, no, non c'è. No, allora è in forse normale, forse, I don't know. No, ci sono. È che in difficoltà Unreal là dentro incontri zone di quelle piante che sono attaccate al soffitto. Il vantaggio del multiplayer così a caso. Quale? Che prendi munizioni così a caso perché le armi le spawnano. Ah, wow, tipo continui a prendere a volontà. Ma sei finito? Sono dentro il lago, fiumiciattolo. In più qua hai anche un messaggio. Abbiamo contattato i membri del Ivis Khan, dato per dispersi 3 mesi fa. Hanno visto che una nave Scara operativa, potremmo usarla per fuggire. Scari. Si pronuncia Scari. Ah, ok. La JCCA. Scari. Povera navetta, questa poverina. Pensate a quanto ero folgorato quando ero piccolo. Volevo creare. Io volevo diventare uno Scari per quanto mi piaceva. Non ti conviene andare lì? No, non posso ti fare splatti gli fortissimo. Ma non è come se si vede che ci si butta. Hai raccolto il frutto medico di Nali. Dei nani. Ah, oh, buon sale. Ah! Bello, ecco. Io non sento i suoni. Malissimo li sento. Però aspetta, vieni di qua. Cosa? Se vuoi vedere un po' di cose, magari raccogliere anche un po' di... E magari okay. Anche raccogliere già un po' di schegge di Taridium per la sparaschegge. Di qua c'è qualcosa di divertente. Missile. Quando ero piccolo avevo paura di prendere questo ascensore. Perché? Non ti conviene. Ok. Se ci vai troppo avanti ti splatta. Ti fa... Oh, wow. Di qua, ok. E qua ci sono le piantine, ok. Ah, lì ci sono le piantine. Parte. Sott'acqua non mi pare ci sia praticamente nulla. Dove sei? Sono... Boh, dove sei? Torna qua. Ok, arrivo. Torna qua. Incoming, arrivo. Arrivo, con calma, tranquillo. Torna qua. Allora, facciamo proprio... Bunny hop. Piu. Là dentro c'è il primo Nali, non sparargli, mi raccomando.
come non spararle? I nali sono pacifici, sono quei cosi con alti con quattro braccia. Ah, salve, ti pula. Sì, questi cosi meditano. Ammara. Salve, vorrei un po' di cose, alcune bende. Posto, contento. Non c'è più il mio dolore, gli dei furetti hanno... Ma scusa, non spararli, sono pacifici, sono lì che leggo le sue ultime parole, muore davanti a me. Ma ti sembra ma ti sembra il caso? Più avanti alcuni non sono da uccidere proprio perché ci sbloccano qualcosa, ma tanto questo qua non serve a niente. Sguerra lì proprio per dire morirai presto. Oddio, che cacchio sono quelli? Le piantine. Ah, le piante, è vero, adesso mi ricordo, le piante strane. Conta che ero talmente tanto malato di Unreal quando ero piccolo che avevo fatto un intero quaderno di disegni con tutto quanto catalogato. Madò. Tutti gli alieni, tutte le armi, oddio, eri poco drogato di questo gioco. Poco poco. Insomma, abbiamo preso anche un po' di munizioni di... E ma come faccio? Madonna santa, come cazzo salgo? Poi mi ricordo che in questo gioco non ci vedi i meccanismi, quindi passa solo che vedi una cordicella strana attaccata là al muro. Sì, tu vedi le cose appiccicate lì e sali, magari funziona qualcosa. Che cazzo è? Tipo un ascensore iper tecnologico tramite una cosa disegnata. Sono tipo pedane a pressione. Altro che... Ma perché muori a caso per terra? Perché sì, è divertente cadere. Poi la gente si sospettisce e si chiede se indica il COVID o no. Povera... E muori. Eccolo là. Ma il fatto che qua hanno un paio di problemi con i meccanismi, cioè, sono le porte chiuse, quando sali le porte ti si chiudono in faccia. Cioè, le porte sono aperte e poi ti chiudono in faccia. È divertentissima questa cosa. Soprattutto quando i bottoni rossi, quelli là, sono dei cubetti di Minecraft di redstone. Cioè, questi sono... è Minecraft prima di Minecraft. Qua, per prendere la corazza, ti devi buttare giù. Ma dai, fare così. Vai, e io mi prendo le munizioni. Ma potevi prendere te, visto che io ho... corazza volontà. Sì, io vivo lo stesso. Allora, prossima fermata. Uccellini. Dove sono? Gli uccellini, non so, non mi sembra uccellini. Beh, cosa ti sembrano, scusami? Sembrano, certo, non sono bravi. Degli aquiloni. Di qua, se vuoi, c'è un più 100 di vita, quello che ti manda oltre i 100 HP. Bruto. Patà. Dovrebbe esserci un altro di qua, di bruto. Ah, ok, no, non è un gioco con evento di spaccabili. E se... oddio, dove era quello a 100 HP? Credo adesso su. Te lo trovo. Mi pare che qui ci fosse uno di quegli affari che ti danno 100 HP. No, a quanto pare no. Pensavo di fare parkour. Ah! Ho ste piantine che crescono anche sul marmo. Spacca tutte le cose. Andiamo da questa parte. Ma c'è un muro. C'era un muro. C'era un muro. E poi è sparito. Bello come i caricamenti erano così, tipo, non c'è un muro, c'è proprio... guarda roba. Allora, prima piantina o prima così grosso? Vabbè, prima così grosso. Come on! E piantina che possiamo eliminarci tra poco. Ok, andiamo da questa parte. Allora, ti do un consiglio. Occhio alla lava. Ok. Aspetta, andiamo da questa, andiamo da questa. Sono andato giù. Ah, sei già giù? Cioè, mi stai facendo tutto il lavoro tu. Giù. Ma porca... Ho detto giù. Detto giù. Giù! Ok. Kyle, per caso sei sotto lì? Stai, che cazzo è che continua a portarmi di sopra? Che puttana, tipo, va su. Che cazzo? Vabbè. Ok, per sbaglio ho preso io l'elettrocintura. Vai, premi balta bottoncino. Se l'hai giocato in passato, questa parte te la dico. Oh no! No! Capito. Era l'ansia per me sta cosa. Kaliel? Era l'ansia per me oddio, sta cosa. Oddio, sta da cosa da che parte qua? Guardi? Io guardo da questa parte. Ok, io penso che di star guardando un muro, ma non sono certo, infatti. Scende. Da te e... Dietro di me proprio, bastardo. Fanculo. Ok, ti conviene correre. Run. Dove vai? Stavo prendendo roba. Di qua, dove sto sparando? Di qua. Adesso qua c'hai un paio di... Madonna, quante volte l'ho rifatto sto gioco. Ma ti ricordi tutto a memoria? Sì, per i primi 5-6 livelli mi ricordo abbastanza. Poi fa conto che non mi ricordo più assolutamente nulla dopo. No, dove sta? Ti conviene stare attento e non correre troppo avanti. Appunto, ho notato. Perché lava.
Ah, ok. Occhio. Au, 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 au. Ma dove cazzo sputano sti cosi? Allora, fermo. Devo ricordarmi 2 secondi. Allora, perché di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Sì. C'è lo Scari. Dobbiamo uccidere lo Scari prima che attacchi il Nali. Ok, ora possiamo andare dal Nali. Di qua. Che ci dice di seguirlo. Oh, dove vai? Ci porta nella stanzetta là davanti. Ok. Si apre la porta e dentro c'è la Parataridium. Hello, mami. Ma ciao, cosa? E adesso dobbiamo andare di qua. Guarda, cos'è quello? Voglio scoprire i segreti. Ah, ok, diventa buccia la pompa. Ecco, qual è il fuoco secondario. Sì, 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 sì. Ma porca puttana, ma aspetta. Ma in testa mi cade. Era la cosa più bella che avevo mai visto. Non mi era mai successo che mi cadesse in testa. È caduto in testa, sto stronzo. Madonna santa. Diretto in testa. Cioè, una cosa del genere ti avrebbe ucciso diretto, ma su Unreal ti toglie tipo 5 HP. No, no, ciao. No. Io vado su. Hai preso la cintura. L'elettrocintura. Sì, ho preso l'elettrocintura. Io ho 7 elettrocintura. Vuoi un consiglio per evitare le piantine? Quale? Allora, guardami. Le vedi? Sì. Dovrebbe essercene un'altra di qua. Mi pare che c'è. Eccola lì. Fatto. Perfect. Era là sopra. Perfect. Cosa qui, occhio. Perché? Oh, ho capito, occhio. Perché. Ma muori? Allora, colpisce me. Ok. Vieni qui. Cosa? Qua c'è dei 100 di vita. E qua sopra i bruti. Quanti bruti? Tanto lì dovrebbero esserci un paio di bruti. Hai voglia di... Ok. Stavano. Buon divertimento. Ok. Brrra. Ok, qua sopra arrivo vedo... anch'io. Ok. Madonna, che salti che mi fa. Se premo 2 volte D per sbaglio mi fa un saltone. Ti fa lo scatto. Oh no! È quello che ti farebbe normalmente su Unreal 2015 con Skift. Allora, aspetta, hai sparato al Nali. Sai come mi sono spaventato a morte quando tipo mi sono girato e mi sono coso. Questo Nali avrebbe dovuto sbloccare una porta che ci dava della corazza. Ah, ok. Vabbè, Poi, qua dentro era, no. Mi pare che... No. Non c'è lo stesso. Vabbè, amen. Forse lì. No. Vabbè, pazienza. No. Vabbè, dai, andiamo avanti. Povero Nali che gli ho sparato per sbaglio. Tipo, mi sono avvicinato. Allora, qui, piano piano, che ti devo far vedere. Cose. Allora. Che cosa? Qui c'è un ponte. Lì c'è qualcosa qua. Morto. Allora, occhio ad andare avanti. Ho trovato un altro elettrocintura, dovevo lasciarla a te. Fuck. Dove? Sono qua dove c'è il ponte. Ponte! Ah, di là. Lo hai passato senza distruggere i cosi? Sì. Capisci? Ah, wow, ok. Allora, lì in fondo, stai attento, piano piano, c'è un bruto. E anche un altro, appunto. No! No! Quello là apriva la... Questo qua apriva la porta, qui c'era il potenziamento per la prima arma. Di? Sono qua sotto! Mi hai lanciato di sotto! Io ti ho lanciato di sotto anche? Sì, perché nel momento in cui hai sparato vari colpi e mi ha beccato anche me. No! È un'altra volta. Tanto non... E che cazzo? Non l'aprirà la porta. Ah, vaffanculo. Gli hai sparato? Vuoi che ti aiuti pure? Se chiedi scusa, magari capiscono. Oddio, non so se sanno esattamente parlare la lingua che parli. Ma gli fai il saluto quello stile Star Trek, vediamo se capisco. Andiamo in pace. Andiamo in pace. Non hai le orecchie a punta, quindi non sei credibile. Qua sopra, se vuoi, ci sono i primi colpi per il fucile stock. Allora, andiamo su. Vai. O come lo chiamavo quando ero io piccolo, il fucile stupido, ovvero fucile sciocco. Fucile sciocco! Abbassati per prenderli. Lo so. C'è un'altra retrocintura. Fucile ASMR. E cosa c'è qua sotto? Asma. Cosa si è finito? Non lo so, sto provando a salire da parti strane. Ma? Ciao! Ma guarda che qua c'è roba, non mi sono accorto. C'erano dei cristalli. Ok, andiamo da questa. Per aprire quella porta dobbiamo andare a destra e disattivare il sistema di sicurezza. Ah, andiamo. A lei. Clicca il bottoncino. Oddio. No, nella lava. Non mi cadere nella lava. Ma allora? Ma, ok. Che cazzo. Allora, qui per evitare di spappolarti malissimo, vuoi un bellissimo consiglio? Eh?
quando vai avanti mantieni premuto il tasto A per restarti a sinistra. Ok. Ma no, volevo spappolarmi all'interno lì, che palle. Ah, intendevi lì, io te pensavo intendevi. Ah! Sono senza armi adesso. Coglione! Che belle cose. È stata bellissima la scena.